uscita con l'ugone, la cultura mi rappresenta quello che è stato il cammino. Ciao amici neretini, continua l'operazione verità. Oggi ci troviamo a Santa Maria al Bagno, località Le Quattro Colonne, per parlarvi del progetto Idrovolante. Avete sentito l'annuncio di Pippi Mellone? Ha dichiarato che gli idrovolanti collegheranno Nardò e la Grecia. Cosa ne pensi? Non sono d'accordo, assolutamente. Che è un'altra schifezza. A Giulianova e Brindisi i progetti fallirono immediatamente. Che è un'altra schifezza. Quindi, a posto che spendere i soldi qua per questo progetto, sarebbe meglio fare altro. Certo, certo, sarebbe meglio lasciare questo paesaggio così come sta, perché è incantevole. Attenzione, perché questo è quello che potrebbe succedere anche a Nardò. Strutture inutili verranno costruite a rovinare per anni la zona più pregiata della costa neretina. Chi se lo potrà permettere? Quanti saranno quelli che se lo potranno permettere? Ma evidentemente dietro c'è, come al solito, con tutte le rotonde, tutte le cose che fanno, c'è chi deve trovare questa occasione per rimpiazzarsi. Pensavi solo ai soldi, soldi. Per rimpiazzarsi, voglio dire, qualcuno ha bisogno. Più di qualcuno, troppi, non lo so. 110 vanno lì, dai. E 90 vanno alle spese, eccetera, eccetera. Dai. Stop. Pensavi solo ai soldi, soldi. Che è un'altra schifezza. Lo scopo, secondo voi, è quello di aiutare il turismo? Oppure solo quello di spendere soldi? Assolutamente no, perché comunque il turismo già è in crisi. Se andiamo a chiudere anche questa zona, Santa Maria chiuderà completamente. Anziché fare questo progetto, no? Non sarebbe stato meglio investire i soldi per creare un ospedale? Sì, certo. O forse lo scopo di questi progetti è proprio quello di spendere i fondi europei pagando moltissimo dei servizi inutili? Insomma, il progetto include tanti pretesti per spendere soldi, ma non c'è traccia della linea di collegamento tra Nardò e la Grecia. Ricordiamo che invece Pippi Mellone, in un comunicato stampa apparso sul sito del comune di Nardò, ha parlato di turisti italiani che potranno volare verso la Grecia e di greci che potranno visitare Nardò. I documenti ci dicono che queste dichiarazioni sono basate sul nulla. Innanzitutto dovete sapere che non è la prima volta che politici del sud fanno proclami come questo. Nel 2013 fu annunciato un servizio di trasporto con idrovolanti da Giulianova verso la Croazia. Come a Nardò, il progetto era finanziato con fondi europei. Per arrivare al volo inaugurale di Giulianova si spesero 96.000 euro per un pontile galleggiante, 58.000 euro per sviluppare un software di prenotazione voli, 108.000 euro per affittare un idrovolante dalla Svezia, 137.000 euro per l'assistenza tecnica. Insomma, ogni cosa venne pagata moltissimo utilizzando i fondi europei. Ma queste furono spese tutte inutili. Già, perché dopo un solo volo inaugurale con a bordo le autorità politiche, il progetto fallì. Cari amici neretini, come avete visto, il progetto idrovolante è destinato a fallire. Sarebbe più opportuno utilizzare questi soldi per aprire un ospedale, visto che i neretini lamentano il servizio ospedaliero ormai da diverso tempo. A voi le considerazioni. Quello che vi posso dire è che è arrivato il momento di cambiare e bisogna cambiare insieme. Il rio della terra dunce sempre lo sulle, la gente cerca un braca la ponte pescare. A questa scritto sulle pece già tu capire, su parole antiche perciò l'uomo non può cambiare.